Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Cominciamo subito, andiamo a scoprire insieme le principali notizie del giorno pubblicate sul nostro giornale. Potete leggere gli articoli anche sulla mia destra. Murata Gigotti, la biblioteca comunale ora ha il nome di Mario Coppito. Grande commozione alla cerimonia di intitolazione della biblioteca a Mario Coscione. Un abbraccio corale e commosso ha accompagnato la cerimonia di intitolazione della biblioteca di Murata Gigotti a Mario Coscione, il giovane rugbista scomparso a soli 22 anni a causa di una malattia. Un evento organizzato dalla Proloco di Coppito, dal Centro Sociale Libero Panella e dall'Associazione Il Coraggio di un Sorriso, nata per ricordare Mario. Ed ora invece cambiamo decisamente argomento e passiamo alla notizia in apertura: acquifero Gran Sasso, Legnini 5 punti per risolvere la crisi. Conferenza stampa all'emiciclo questa mattina per gli esponenti del centro-sinistra che hanno annunciato la presentazione di un ordine del giorno in consiglio regionale per affrontare la questione dell'acquifero del Gran Sasso. Presenti i consiglieri regionali Giovanni Legnini, Americo Di Benedetto, Silvio Paolucci, Dino Pepe, l'ex presidente vicario Giovanni Lolli e la deputata Stefania Pezzopane. Tra i punti proposti, quello di richiedere a Ministero e Strada dei Parchi la revoca della decisione di chiusura del traforo. Ed ora invece passiamo all'attualità e agli eventi. Il Giro d'Italia arriva all'Aquila, tutte le strade interessate. Questa la notizia in evidenza. La tappa 7 del Giro d'Italia Vasto L'Aquila sarà in città il 17 maggio. L'arrivo dei ciclisti all'Aquila è previsto nel pomeriggio alle ore 16:43, con i ciclisti che si troveranno ad attraversare via della Polveriera, mentre l'emiciclo farà da quartiere generale della tappa aquilana. Secondo la cronotabella, intorno alle ore 16 i ciclisti raggiungeranno il territorio aquilano all'altezza di Navelli. Saranno a San Pio delle Camere alle ore 16:15 e passando per la statale 17 svolteranno verso Barisciano alle 16:24. Alle ore 16:34 arriveranno a San Gregorio, alle 16:39 giungeranno a Bazzano. Alle ore 16:43 attraverseranno Sant'Elia, quindi via della Polveriera, poi alle 16:50 arrivo al Torrione passando per Viale De Gasperi e la Fontana Luminosa. L'arrivo finale del giro è stato stabilito su Viale Crispi all'altezza della Villa Comunale ed è previsto intorno alle ore 17. Cambiamo di nuovo argomento e passiamo ad un'altra delle notizie in evidenza sul nostro giornale. Centro turistico del Gran Sasso, Pignatelli, molto rumore per nulla. All'indomani delle polemiche per la nomina di Daniele Pignatelli come sostituto di Pierpaolo Grassi come direttore di esercizio degli impianti del centro turistico del Gran Sasso, arrivano le dimissioni di Pignatelli con delle dichiarazioni molto chiare. La nomina del sostituto è obbligatoria ai sensi della norma sopracitata e deve essere presentata entro 90 giorni dal nuovo direttore d'esercizio. Senza una figura che ricopra tale incarico non è concessa la prosecuzione dell'esercizio pubblico. Questo appunto uno straccio delle dichiarazioni riportate integralmente nell'articolo in evidenza sul nostro giornale. Passiamo di nuovo all'attualità. Rocca di Mezzo, ecco la 73esima festa del Narciso quest'anno, il 2 giugno per le elezioni di maggio. Saranno 6 i carri allegorici a sfilare tra le strade del paese, tra scene recitate e scenografie appositamente costruite ed allestite per l'occasione. Festa del Narciso quest'anno posticipata dall'ultima domenica di maggio al 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, per la concomitanza con le elezioni europee e comunali in maggio. Dall'Aia della Fonte i carri percorreranno tutta Piazza Principe di Piemonte in un percorso a tappe per l'edizione numero 73 della festa. Ed ora invece apriamo la nostra finestra sul meteo, vediamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani all'Aquila. Venerdì condizioni di tempo stabili al mattino, con cieli generalmente poco nuvolosi, acquazzoni sparsi al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto, mentre in nottata si attendono nuovi fenomeni. Temperature comprese tra i 4 e i 15 gradi. Queste quindi tutte le notizie principali riportate sul nostro giornale, notizie che noi vi invitiamo a leggere attraverso i nostri articoli. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e buona giornata.